l'agenzia di valutazione Fitch ha praticamente dichiarato e declassato l'Italia da BBB a BBB-. Quindi questo che cosa significa? Che in effetti il paese, la valutazione del credito, quindi dei titoli, del debito che l'Italia eventualmente può fare nei confronti di chi acquista i nostri titoli, praticamente è una valutazione in decremento. Quindi già si tenga presente che BBB è un titolo basso, la massima valutazione è AAA, e c'è un paese, tanto per intenderci, come la Germania. Per cui poi, quando andiamo a valutare lo spread, che praticamente è la differenza tra gli interessi che praticamente paga un paese come la Germania, che con grande affidabilità, e un paese come l'Italia con una minore affidabilità. Quindi praticamente, man mano che lo Stato è costretto ad aumentare l'interesse da dare a chi praticamente acquista titoli, in effetti aumenta lo spread, ma non solo, praticamente c'è la possibilità che i titoli vengano declassati, perché ovviamente diventano meno appetibili perché il paese perde di affidabilità. Per nostra fortuna, il rating, cioè la proiezione alla valutazione, in effetti è come dire, l'agenzia Fitch l'ha fatta risultare stabile. Inizialmente addirittura aveva pensato di farlo risultare questo rating praticamente ancora in diminuzione. Quindi rischiavamo addirittura di essere, man mano che si perde anche una B, praticamente si diventa proprio un paese ad alto rischio, addirittura a rischio di fallimento, e quindi i suoi titoli sono titoli spazzatura. Quindi di questo passo noi naturalmente ci auguriamo e speriamo di no, si va a finire come praticamente la Grecia. Quindi ci deve essere, ecco, l'impegno da parte del governo affinché praticamente la nostra economia, già come dire, devo dire, già debole prima del coronavirus, praticamente è stata ancora più indebolita la nostra economia da questa ovviamente pandemia sanitaria e di conseguenza economica. In effetti noi dobbiamo sperare, siamo agli inizi della fase 2. Io invito i nostri concittadini, i nostri connazionali, ad essere comunque prudenti. Tutti quanti siamo stati in casa chiusi 60 giorni. Ecco, non dobbiamo uscire a libertà sfrenata, dobbiamo uscire ad una libertà condizionata. Quindi praticamente dobbiamo prestare la massima attenzione nei contatti con le persone di tutti i giorni, perché potremmo essere e noi a creare problemi agli altri, come gli altri a creare problemi a noi stessi. Ma tornando, tra le altre cose, all'economia, dobbiamo dire che la stessa agenzia Fitch ha previsto che l'Italia in questo 2020 perderà l'8%, il debito italiano arriverà al 156%, quindi del PIL, quindi del prodotto interno lordo per i non addetti a lavoro, cioè della ricchezza che produce un paese. Ed è, dobbiamo dire, il debito più alto di tutti i tempi per quanto concerne l'Italia. Quindi
Dobbiamo prestare molta attenzione, i cittadini devono prestare prudenza nella ripresa perché poi si rischia un'altra volta la chiusura generale, in quel caso sarebbe veramente il patatracco, oltre che dal punto di vista sanitario, anche ovviamente dal punto di vista economico, ma dobbiamo dire che il governo comunque poi deve mettere in campo delle provvidenze a favore delle imprese, a favore delle famiglie, ma noi riteniamo che l'impresa, perché il tutto deve ripartire dalle imprese, le piccole e medie imprese, che sono tra le altre cose il 95% delle imprese del paese, devono avere la spinta giusta per la ripartenza del nostro paese.